Amici di Dieta Flessibile Italia, buonasera dal vostro Valerio, trainer e nutrizionista di Dieta Flessibile. Questa diretta perché moltissimi ci hanno tempestato di domande su come migliorare, potenziare il proprio sistema immunitario, vista la situazione di difficoltà nella quale ci troviamo e che stiamo affrontando come italiani e che sta affrontando il sistema sanitario in generale. E quindi moltissimi ci hanno chiesto: ma Mario, Valerio, cosa possiamo fare per migliorare le difese immunitarie, per stare più in forma, più in salute? Come ci possiamo comportare? Hai qualche consiglio? Beh, in realtà ci sono già tanti consigli che Mario vi ha dato in una diretta dedicata e che magari vi linkerò sia agli amici su Instagram nella prossima storia, sia agli amici su Facebook proprio con un link diretto dove vi ha già dato diversi consigli su ciò che potenzia il sistema immunitario. Ma andiamo a vedere innanzitutto che cos'è che indebolisce le nostre difese immunitarie. Allora, oggi le cause principali dell'indebolimento delle difese immunitarie sono su tutti lo stress, alcune patologie come appunto il raffreddore, l'uso smodato di antibiotici che non contribuisce affatto a migliorare le difese immunitarie, diversi fattori ambientali come il freddo, il cambio di stagione, l'eccessiva esposizione solare, magari non è questo il caso, il periodo, ma comunque è uno dei fattori che riducono le difese immunitarie. Anche un'alimentazione impropria, sregolata, senza rispettare il fabbisogno di nutrienti del tuo organismo, ridurrà le tue difese immunitarie, nonché l'inadeguato riposo notturno, la sedentarietà. Anche l'affaticamento fisico e l'avanzare dell'età sono tutti fattori che indeboliscono le tue difese immunitarie. Ora andiamo a vedere un po' come invece possiamo migliorarle. Ed è un parere unanime di tutta la comunità medico-scientifica che il modo migliore per rafforzare, le difese immunitarie è adottare uno stile di vita salutare. Ok, del resto è un dato di fatto che adottare uno stile di vita più salutare migliora la funzione di qualunque organo, di ogni apparato e di ogni sistema, comunque del corpo umano in generale, compreso il sistema immunitario, che funzionerà meglio e in modo più efficace. Ma su cosa si fonda il rafforzamento delle difese immunitarie? Quali sono i capisaldi sui quali dobbiamo puntare per diventare più forti dal punto di vista immunitario e ammalarci con meno frequenza? Innanzitutto, ed è ovvio, la dieta appropriata. Infatti, l'abitudine di consumare frutta, verdura, cereali integrali, yogurt, associata a tutti i fattori di cui Mario ha già parlato in un video precedente dedicato proprio a questo fenomeno del coronavirus, oltre alla corretta distribuzione dei macros, quindi dei macronutrienti, sono alla base di un regime alimentare corretto, sia di un regime alimentare corretto, ma anche di un regime alimentare finalizzato a rinvigorire il tuo sistema immunitario, perché un adeguato apporto di oltre ovviamente tutti i macronutrienti necessari, contribuirà a fornire al tuo corpo anche tutti i micronutrienti necessari ad una corretta funzionalità metabolica e cellulare. Non dimentichiamo anche l'importantissimo impatto che l'attività fisica ha sul nostro organismo e sul sistema immunitario. Perché lo sport comunque ci aiuta a potenziare il sistema immunitario, ovviamente quando è praticato in maniera, diciamo, intelligente, non con eccessi in maniera squilibrata.
quando praticato in modo ben strutturato, seguendo un piano, un programma ed in modo equilibrato, ha ovviamente delle finalità che potenziano il nostro sistema immunitario. Ed in merito agli effetti benefici dello sport sulle difese immunitarie, ci sono degli studi scientifici, delle ricerche che hanno dimostrato come allenarsi in modo regolare, con regolarità, quindi migliora la funzione dei neutrofili. Cosa sono i neutrofili? Sono delle componenti cellulari che alla fine costituiscono materialmente i tuoi globuli bianchi, quindi delle cellule fondamentali per il tuo sistema immunitario. Anche il mantenimento di un peso corporeo adeguato, quindi non andare troppo sottopeso e non andare troppo in sovrappeso, quindi accumulare anche tessuto adiposo o paradossalmente perdere troppo tessuto adiposo, è un aspetto strettamente collegato sia ad un regime alimentare equilibrato che ad un esercizio fisico costante. Ed è importante nel mantenimento di un equilibrato sistema immunitario e di equilibrate funzioni metaboliche. Anche, soprattutto tra i giovani è diffuso questo problema, diciamo, la limitazione delle bevande alcoliche. Spesso soggetti che abusano di alcol hanno gravi problemi di salute. Inoltre, l'alcol, quando in eccesso, perché c'è una quota che fisiologicamente può anzi aiutare a fare bene al nostro organismo, ma quando l'alcol è in eccesso ha un effetto depressivo sul sistema immunitario. Un altro fattore negativo è il fumo. Infatti, non fumare avrà un effetto positivo sul nostro sistema immunitario. Chiunque conosce ormai o ha sentito parlare degli innumerevoli danni che il fumo provoca. Tra questi danni rientra purtroppo anche l'indebolimento delle difese del nostro sistema immunitario. Altro problema molto frequente è anche il non dormire a sufficienza. Infatti, durante il sonno notturno il nostro corpo rielabora le proteine che abbiamo introdotto con la dieta, ovviamente sempre se abbiamo soddisfatto a sufficienza il fabbisogno proteico, e se ne serve per combattere i potenziali patogeni. Quindi chi non dorme a sufficienza o non dorme abbastanza nel corso della notte non riuscirà ad ottimizzare e utilizzare al meglio le proteine per questo scopo. Quindi è più vulnerabile alle infezioni non avendo un sistema immunitario e delle difese immunitarie efficienti. Anche il mantenimento nella norma della pressione sanguigna è un fattore secondario, ma che comunque influenza la nostra risposta immunitaria. E poi, ragazzi, oggi più che mai, vista la situazione sanitaria e vista l'emergenza, rispettare le norme igieniche, che sembra importante solo in questo momento, ma in realtà lo è sempre per combattere qualunque patologia, qualunque infezione, qualunque epidemia che sia influenzale più o meno grave, è alla base. Noi dobbiamo rispettare le norme igieniche, quindi lavarci le mani, coprirci la bocca con il gomito, se non con le mani, pulirci il naso, la bocca con un fazzoletto, solamente in questo caso, in questo frangente, quando c'è un'epidemia particolarmente aggressiva. Dovrebbero essere norme di buona e corretta igiene e di buona salute da applicare costantemente. Quindi applichiamo e prestiamo attenzione a tutti questi piccoli aspetti, perché ogni piccolo aspetto andrà a costituire un tassello piccolino ma importante di un quadro più ampio che gioverà al nostro sistema immunitario. Quindi spero che questo video possa essere d'aiuto e che abbia risposto alle centinaia di domande che ci avete fatto in questi giorni. E vi rimando a tutti i contenuti utilissimi che troverete nel nostro gruppo
Dieta Flessibile Italia e sulla nostra pagina, canale YouTube e social Dieta Flessibile Italia. Dal vostro direttore, trainer e nutrizionista Valerio è tutto, ci vediamo a un prossimo video.